Il piano di accumulo capitale è una delle forme di investimento più utilizzate da chi decide di cominciare ad investire i propri risparmi, oppure da chi decide di cominciare a sperimentare il mondo degli investimenti. In questo video vedremo insieme cosa è un piano di accumulo capitale, come funziona, quali sono le sue caratteristiche. Prima però ti invito come sempre a mettere un pollice in su, iscriverti al canale ed attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale. Il piano di accumulo capitale, o PAC, o piano di accumulo, è una particolare tipologia di investimento che prevede una serie di investimenti periodici che verranno utilizzati per investire nei mercati finanziari. Questo significa che chi decide di sottoscrivere un piano di accumulo o di crearsi un proprio piano di accumulo non dovrà versare tutto il capitale in un'unica soluzione, ma potrà fare dei versamenti prestabiliti con una cadenza periodica predefinita e in questo modo crearsi un proprio capitale che viene accumulandosi nel tempo. E quindi ecco perché si chiama piano di accumulo. Anziché investire, immaginiamo, 1.000 euro in un'unica soluzione oggi, decido oggi di crearmi un piano di accumulo ed investirò 100 euro al mese, ogni mese, per 10 mesi. E questi 100 euro al mese si andranno a sommare fra loro e verranno utilizzati per fare degli investimenti sui mercati finanziari. Di fatto, dunque, il piano di accumulo è molto utile per chi ha cominciato a risparmiare e vuole cominciare ad investire i suoi risparmi. Ed abbiamo visto come alcune piattaforme che oggi ci aiutano a risparmiare ci permettono anche di sottoscrivere dei PAC, ovvero dei piani di accumulo. Pensiamo ad esempio ad Oval. Ho fatto un video quest'anno dedicato ad Oval Money. Trovi il link nelle schede per guardare il video di Oval Money e questa piattaforma, oltre a permetterci di risparmiare, ci permette anche di investire. Un'altra delle piattaforme molto conosciute in Italia per creare dei piani di accumulo e per investire è Money Farm. Ti lascio come sempre in descrizione una serie di approfondimenti sia ad Oval Money che a Money Farm ed ancora ai piani di accumulo ed al come investire in ETF. Tutti i contenuti che ho realizzato sia su Monetizzando che su questo canale. Vediamo dunque un esempio semplice di come funziona un piano di accumulo. Ti ho già detto che anziché andare ad investire 1.000 euro in un'unica soluzione, possiamo decidere di investire 100 euro al mese per 10 mesi. Ma supponiamo invece che io voglia investire in un ETF che replica l'S&P 500. Stabilisco dunque di versare 250 euro al mese per 2 anni, ovvero per 24 mesi, che andranno a confluire sul mio investimento sull'ETF che replica l'S&P 500. In pratica mi ritroverò alla fine di questi 2 anni ad aver versato ben 6.000 euro ed aver investito 6.000 euro in un ETF sull'S&P 500. Ma non avrò uscito i 6.000 euro in un'unica soluzione, li avrò investiti a piccole rate da 250 euro. È proprio come se fosse un finanziamento dove, anziché andarci a chiedere un prestito e andare a ripagare quel prestito con delle rate mensili, utilizzo queste rate per andare ad accumulare capitale che verrà investito sui mercati finanziari. Perché dunque i piani di accumulo hanno così tanto successo? I motivi per cui i piani di accumulo hanno successo, ovvero i vantaggi dei piani di accumulo, sono sostanzialmente tre. Il primo è che il risparmiatore, ovvero l'investitore, sa già quale sarà la cadenza dei pagamenti da effettuare per andare ad investire quel denaro per crearsi il suo piano di accumulo e avrà un importo prestabilito ed una cadenza prestabilita, oltre chiaramente ad una durata ben stabilita ed identificata. È possibile infatti sottoscrivere dei piani di accumulo già esistenti, scegliendo fra le 1.000 soluzioni disponibili. Ci sono piani di accumulo di Poste Italiane, piani di accumulo di Money Farm, piani di accumulo di tantissimi istituti bancari. Oppure è possibile stabilire e crearsi una metodologia operativa per andare ad investire noi e crearci noi il nostro piano di accumulo. Quindi stabilire cosa andremo ad acquistare, quanto andremo ad investire e quale sarà il giorno dedicato agli investimenti. Chiaramente, nel caso in cui decidiamo di farlo in autonomia e supponiamo di voler acquistare ETF, il valore degli ETF cambierà nel tempo. Quindi, cosa possiamo fare? Supponendo un budget, ad esempio, di 150 euro al mese, noi sappiamo che ogni mese metteremo da parte 150 euro.
andremo ad acquistare solamente quando avremo raggiunto quella quota minima che serve ad acquistare un ETF per quel determinato strumento che abbiamo deciso di acquistare. Se invece utilizziamo delle piattaforme che ci offrono questi piani di accumulo, sappiamo già che il fondo andrà ad acquistare degli strumenti finanziari in proporzione alla quota che abbiamo versato. E infine il terzo vantaggio è che le somme investite si accumulano nel tempo e crescono gradualmente. Proprio per questo motivo, dunque, il piano di accumulo viene anche considerato un piano di investimento a rate. Di fatto è un modo per investire che ci permette di limitare quelli che sono i rischi di ingresso nel mercato, ovvero magari di acquistare qualcosa quando il valore è troppo alto e poi trovarci magari a venderlo quando il valore è molto basso, e al tempo stesso ci permette di non uscire le somme che abbiamo deciso di investire in un'unica soluzione, ma di crearci un vero e proprio mindset, ovvero una mentalità orientata al risparmio e all'investimento costante nel tempo. Ricordiamoci infatti che gli investimenti migliori sono sempre quelli a lungo termine, ovvero che hanno una scadenza a 10 anni, 20 anni o più. Non possiamo pensare di investire oggi e ritrovarci fra 6 mesi ad avere un grandissimo capitale. O meglio, è possibile magari in alcuni casi specifici, ma bisogna saper seguire il mercato e fare dei ragionamenti completamente differenti per quanto riguarda gli investimenti. Ricordiamoci inoltre che chiaramente più è alto il potenziale rendimento di un determinato investimento, più alto sarà il rischio di perdere il capitale che abbiamo versato. Di fatto, utilizzando un piano di accumulo, andando ad investire attraverso un piano di accumulo, riusciremo anche a mitigare tutte quelle che sono le oscillazioni di mercato, secondo quella famosa legge che si chiama Dollar Cost Average, una modalità di investimento utilizzata da uno dei più grandi investitori, ovvero da Benjamin Graham, già negli anni 50. Benjamin Graham è anche il padre dell'analisi fondamentale, e per chi si occupa di finanza, di trading o di investimenti, l'analisi fondamentale è una delle materie più importanti che devono essere conosciute da chi vuole occuparsi di investimenti. La strategia del dollar cost average, infatti, prevede di investire la stessa somma di denaro ad intervalli di tempo regolari. Ad esempio, per semplificare, immagina di decidere di investire 100 euro al mese ogni giorno 3 del mese, quindi il 3 dicembre, il 3 gennaio, il 3 febbraio, il 3 marzo, il 3 aprile e così via. Questo chiaramente farà sì che tu andrai ad acquistare quelli che sono gli strumenti finanziari sui quali hai deciso di investire a prezzi che variano nel tempo, che seguono chiaramente le fluttuazioni e le oscillazioni di mercato. Ci saranno volte in cui acquisterai a un prezzo più alto e volte in cui acquisterai ad un prezzo più basso, e quindi non avrai acquistato in realtà al prezzo più alto o al prezzo più basso, ma alla media di tutti quei prezzi che hai incontrato nel momento in cui hai acquistato quei determinati strumenti finanziari. E questo ti permette appunto di mitigare quelle che sono le oscillazioni di mercato, cosa che non puoi fare invece se decidi di investire tutti i tuoi risparmi o quella cifra che hai deciso di investire in un'unica soluzione. Come costruire dunque un piano di accumulo? Come si fa a costruire un piano di accumulo capitale? In realtà bastano 5 passaggi fondamentali. Prima di tutto dobbiamo scegliere su quale strumento vogliamo investire. Se vogliamo investire in ETF, su quale ETF vogliamo investire. Se vogliamo investire in azioni, su quali azioni vogliamo investire. Se vogliamo investire in indici, su quali indici vogliamo investire. Quindi dobbiamo prima di tutto selezionare quelli che sono gli indici, gli strumenti finanziari sui quali investire. Il secondo e il terzo punto li ho ampiamente discussi in questo video. Dobbiamo infatti decidere quanto investire e con quale cadenza investire. Io ti ho fatto l'esempio dell'investimento mensile, ma possiamo decidere anche di investire ogni 2 mesi, oppure ogni 3 mesi, ogni 6 mesi. Tutto sta alle tue finanze, alla tua metodologia operativa, oppure al piano di accumulo che deciderai di sottoscrivere nel caso in cui tu scelga di affidarti ai piani di accumulo di Poste Italiane, come dicevo prima, di Moneyfarm o di qualsiasi altra piattaforma. Dovrai dunque capire, quarto punto, quale strumento di investimento utilizzare. E infine il quinto punto è la durata del tuo piano di accumulo. Chiaramente, a detta degli esperti, per chi decide di aprire, di creare o di sottoscrivere un piano di accumulo, è molto importante scegliere un mercato volatile come ad esempio il mercato azionario globale. Questo non è un consiglio che ti do io, ma è quello che potrai leggere le guide
dedicate ai piani di accumulo ed agli investimenti. E perché si consiglia di scegliere sempre un mercato che sia volatile? Semplicemente perché un mercato volatile vuol dire che ha delle oscillazioni e che i prezzi potrebbero andare verso l'alto oppure verso il basso, mentre se vai a scegliere un mercato che non è volatile e sottoscrivi un piano di accumulo, di fatto ti ritroverai nel tempo ad acquistare quel determinato strumento ad un prezzo via via maggiore nel tempo. Infine vediamo quali sono i rischi dei piani di accumulo, se effettivamente ci sono dei rischi. Quello che devi prendere in considerazione in realtà quando sottoscrivi un piano di accumulo sono proprio i costi di gestione del piano, i costi di sottoscrizione, i diritti fissi e le spese correlate a quel determinato piano di accumulo. Devi tenere inoltre in considerazione che stai prendendo un impegno nel momento in cui sottoscrivi un piano di accumulo, per cui andrai a versare quella determinata rata con quella determinata cadenza. Un altro rischio che puoi avere sottoscrivendo un piano di accumulo è il rischio correlato al cosiddetto rischio di mercato, ovvero non è detto che i mercati vadano sempre bene e di conseguenza nel caso in cui gli strumenti finanziari sui quali decidi di investire hanno dei crolli, chiaramente non potrai guadagnare dal tuo piano di accumulo. Spero che questa introduzione al mondo dei piani di accumulo ti sia stata utile, sia stata chiara e semplice e ti abbia spiegato davvero in maniera precisa, semplice, ma al tempo stesso corretta cosa è e come funziona un piano di accumulo. Io ti invito, se hai dei dubbi, se hai delle domande, se vuoi dire la tua, se hai qualcosa da aggiungere, a lasciare un commento qui sotto. E poi ancora, per supportare la crescita di questo canale, ricorda di mettere un pollice in su, iscriverti al canale ed attivare la campanella. Noi ci vediamo come sempre, se vorrai, con un nuovo video su questo canale.